direttore, parte questa sottoscrizione con quali modalità? Le modalità sono quelle tradizionali dell'offerta in opzione agli attuali soci. È un aumento di capitale riservato ai soci attuali che ha la finalità di rafforzare patrimonialmente la banca. È una tappa di un percorso già iniziato alcuni anni fa, che ha visto qualche mese fa la conversione del prestito obbligazionario ed oggi l'utilizzo della delega che l'Assemblea del 2011 detta al Consiglio proprio in vista di un rafforzamento patrimoniale progressivo. Rafforzare patrimonialmente una banca del territorio significa non soltanto avere una banca solida che si avvicina ai parametri richiesti da Basilea 3, ma significa avere una garanzia per le imprese, per le famiglie del territorio di continuare ad essere adeguatamente assistite in un momento di difficoltà dell'economia nazionale. Quindi partecipare a questo aumento di capitale significa garantire ai territori, garantire alle economie locali il necessario sostegno per guardare al futuro. L'esortazione è entra in azione, c'è cioè un ciak, insomma siamo in tema quasi di film di Pieraccioni. Ma se caliamo l'aumento di capitale localmente sicuramente siamo in tema, è una coincidenza positiva, divertente. L'aumento di capitale richiede un'azione perché si svolgerà nel giro di 3 o 4 settimane, quindi bisogna attivarsi tutti, sia gli addetti della banca sia i clienti soci che vorranno sostenere la banca e guardare al futuro delle loro imprese.